cosa ci dobbiamo ancora domandare su questa valle, l'hanno disintegrata. Che anni è che lei abita in questa valle? Io sono 10 anni. Io purtroppo ho trovato una situazione devastante perché vivo nel piano di zona Montesallonara, oggi attenzionato dalla Procura della Repubblica perché ha detto in pratica che molto probabilmente i nostri palazzi sono stati costruiti su una discarica abusiva. Ho vissuto Malagrotta 1 purtroppo, ahimè, e continuiamo ancora a viverla, ragazzi, perché qui Malagrotta è vero che è chiusa, ma vi invito a casa mia di notte e di mattina presto a sentire che odori nauseabondi ci sono. Semplicemente per protestare il nostro dissenso contro questa decisione scellerata della sindaca e di tutta la regione e del comune. Al di là che le discariche sono un concetto superato, ma l'unica discarica per tutta Roma è inammissibile e inaccettabile. Buon appetito, Lui pure si inquinano le vene dell'acqua che viene da Bracciano, si inquinano quelle, muore tutto. Che gli animali dove bevono? Cosa sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle Romano a proposito di questa discarica di Monte Carnevale? Ma non sta succedendo nulla di eclatante, chiaramente si è manifestata una contrarietà alla realizzazione della discarica a Monte Carnevale, cioè nel territorio di Malagrotta, un territorio che chiaramente come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre difeso e sempre tutelato, perciò stiamo continuando la nostra lotta, la nostra battaglia. Il 31 dicembre è stata votata la delibera per dare il via alla costruzione di questa nuova discarica dalla Giunta. Sì, chiaramente è stata votata dalla Giunta, una parte chiaramente del Consiglio, chiaramente all'interno anche della Commissione Ambiente, che è la Commissione deputata poi diciamo a esprimere un parere politico sulla realizzazione di una discarica o meno, chiaramente diciamo ha posto una propria contrarietà. Ma secondo lei ci potrebbe essere una possibilità di dietrofront dalla prima cittadina? Auspichiamo di sì.